su The Cave. Bene, andiamo subito a continuare la nostra partita perché nello scorso episodio avevamo completato la storia del nostro cavaliere, che poi alla fine abbiamo scoperto che non è un vero cavaliere. Però comunque continuiamo. Allora, mi sa che sì, dobbiamo continuare di qua perché ho delle idee che dove non potevamo andare. Ok, grazie. Merdolina. Si può sapere come... Raga, non capisco dove cavolo sto andando. Bene, bene. Ci sono un sacco di vie. Scusate. Qui tre persone. Sì, ci riusciamo, ci riusciamo. Ok, un attimo, volevo vedere qui sotto. Ah, ok, non so che... Bene, no, è bene un cimitero, cioè, non è proprio un cimitero, è una cosa messa a caso così. Ci sono troppe vie, raga. Cos'è? Raga, non lo posso vedere. Vabbè, lasciamo stare. Salve. Allora, non mi fa continuare, bene. Dobbiamo provare a tante di quelle vie che ci sono in giro, sì. Qua non possiamo andare. Qua che c'è? Ah, the zoo. Observe nature's wondrous and terrible beauty, safely imprisoned behind unbreakable steel bars. Ok, mi sa che abbiamo... You aren't getting away this time, beast. Sì, ma ci ha rubato un This personaggio. place is a Come è morto? nightmare. I hate zoos. No, I never like zoos. Never. No, come è morto? È morto il coso, raga, come che lo sia. Qui mi sa che moriamo. Forse c'è... appunto, c'è tipo del tempo. Vai. Ci abbiamo fatta. Eh sì, il monaco, ma è morto? Mancanza di concentrazione, cosa sta facendo? Vabbè, qua c'era la mancanza di equilibrio, quindi secondo me il nostro monaco ha abbastanza difficoltà a diventare un monaco veramente. Ok. Ah, non riesce a prendere le mosche, mentre gli altri tutti tranquilli ci riescono. Bene. O no? Aspettiamo che... Ecco, stavo dicendo, aspettiamo che... Ah, ma non muoio! Ah, ok, vabbè. Ok, un po' complicato devo dire la questione perché... Beast Hunter Podcast, day 541. The Crystal Cave Monster Giorno is 541, cosa? still hungry, so I'm camped out near her favorite food. When I hear her shriek and roar, the hunt is on. Oh, blast, this worthless gizmo is out of batteries. Hey, who are you? Don't touch those hot dogs. Hey, who are you? Don't touch those hot dogs. Ok, ci uccide. Forse questo ci potrebbe servire. Io intanto me lo prendo e me ne vado, se no sta tizia ci uccide in malo modo. Ok, quindi questa diciamo non è una storia, ma intanto facciamo il tour della caverna e prima di scoprire tutte quante le cose andiamo anche un po' in giro. Ok, ah, un'altra cosa del monaco che è morto, ma... Mancanza di grazia pure, quindi diciamo che fa, cioè si poteva capire quando era piccolo che il giovane apprendista si poteva capire, ma quando poi diventi grande forse non è adatto per fare il monaco, chi lo sa? No, che lo porto. Ah, però non capisco questo cartello che intende, però vabbè. Intanto vediamo. Parve. Cosa? Ah, Safe after ecco all. Surely there are no limits to the charity and altruism this pair can bring to the world now that they've been reunited. il monaco. Ma mi sa che... Vabbè. Non so se possiamo tornare indietro a questo punto, sinceramente. Wop. Ah, la cassa, eccola qui. Per poter salire ovviamente. Un attimino.
Ok, lì vedo il gancio della cosa, probabilmente. Non serviva che mi facevi. Come dai, ero sopra la cassa! Beh, stiamo solo perdendo tempo, ho capito, però pensavo funzionasse, sinceramente. Pensavo. Siamo qua. Mannaggia il monaco. Però meglio che rimaneva morto su. A parte che il cavaliere l'abbiamo lasciato lì, ma credo che dopo un po' ci raggiungerà da solo. Ah no, qui. Ok, no, volevo un attimo vedere prima, però. Cosa? Cosa ho visto? No, no, aspetta, cosa ho visto? Ah, these three. I had high hopes when they first arrived, but you'd be surprised how useless a clown can be in a high-pressure life-and-death situation. Ah, ma abbiamo messo la batteria qui, ma... Beh, intanto questo ci racconta delle cose, ma non posso leggere se sto giocando. Oh, quello della scienziata, bene bene, non mi ricordo quello prima, però. Miglior premio per la scienza. Allora, scoperta, energia illimitata, a parte che l'abbiamo saltato uno, mannaggia. Miglior premio per la scienza, quindi probabilmente qui appunto è riuscita a scoprire l'energia illimitata e allora gli hanno dato il premio per la scienza. E a quanto pare mi sa che la scienza è diventata abbastanza piccolona. Va bene, cioè non capisco a quale scopo tutta sta roba. Cioè a me non serve di salire su, Ah sì, invece, serve come? Si apre qualcosa? Allora, vabbè, andiamo un attimo col monaco. Facciamo così, zack. E andiamo qui sotto. E c'è un'altra leva. Cittadina di controllo della porta. Non è che... Aspettate, proviamo un attimo con Y. Non è successo... Ah sì, invece! Woohoo! Bene, quindi... Ora diciamo possiamo passare, soltanto con due persone però. Ok, comunque un'altra storia del cavaliere. Quello era, io non ho visto niente, quindi appunto il cavaliere se n'è andato a cagare, no. Vabbè. Quindi il finto eroe è arrivato. Ah, quindi praticamente questo era in viaggio, cioè... Questo qui era praticamente in viaggio per andare da qualche parte. E praticamente è arrivato magari al villaggio dove appunto tutti quanti gli fanno festa pensando che lui in realtà è il vero cavaliere, ma non è vero. Perfetto, che belli, bella cosa. Comunque ragazzi, ditemi poi magari sotto nei commenti se comunque adesso abbiamo fatto la storia del cavaliere e la... Ah, di nuovo qui siamo arrivati. Di nuovo la storia del cavaliere. Quando avremo fatto appunto le tre storie, quindi anche quella della scienziata e del monaco, se volete appunto che vi faccio magari appunto saltiamo questi pezzi che non c'entrano niente con le determinate storie e quando magari arrivo a 8 storie allora faccio un video se volete appunto almeno non vediamo soltanto questi qui ma vediamo, ma qui c'era qualcosa. Ok, no, niente. Well, it looks like that battery is all charged up now. Infatti. No, sinceramente a questo punto non saprei molto dove andare. Prima c'erano un sacco di vie, adesso non ce n'è una. Siamo arrivati allo zoo, siamo d'accordo. Ok, visto che il cavaliere è qui su, forse possiamo approfittare di vedere altre vie. No, ah no, perché siamo sempre qui. Cavoletti, raga, non so. Non ho idea. Ma cavolo facciamo ora? Proviamo un attimo. Qui non c'erano altri modi. Ah no, ok, qui dobbiamo fare tutto il giro, ma non posso col monaco, scusami. Vabbè, guardate ragazzi, io col monaco rimarrei un attimo qui, perché qui si può passare, no.
Qui oltre a ste robe morte non c'era niente. Non si può fare assolutamente niente, quindi forse devo trovare io qualche soluzione. Devo vedere un attimo in giro, raga. E vedere, magari non so, poi ci rivediamo quando ho trovato qualcosa. Raga, allora, non so se avete visto, io ho provato a registrare, cioè, non lo so, ho lasciato, io ho visto che sta registrando. Allora, ho provato a registrare, diciamo, se serve se registrare questo parola di coso, il verso del mostro, almeno magari quella se ne va, capito? Almeno credo di aver fatto la cosa giusta. Ora vediamo se lo lasciamo, se funziona, non so. Ok. Ah no, perché ci ho messo. Sì, a mezz'ora che sto registrando. Ok, proviamo a prendere questo job, ora ti devo dire. Ma esce, all of that for a Frankfurter. Hanno dog. At least it's kosher. Ah, giusto, che si infatti. Ok, e ora? E ora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare un attimo in giro a vedere magari se quella tizia sta dal mostro o meno. Oh mamma mia, ci sta seguendo! Ah no, ok, ora non più. Vieni mostro! C'è pure che mi mangia, guarda! Andiamo a lasciarlo qui. Magari cade tutto. No, non cade niente, non cade. Non lo so, pensavo. Perché il pianoforte credo che un mostro, una bestia, cioè una cosa del genere avesse il valore del pianoforte, cioè, secondo me. Non è quello che una persona pensa, poi in realtà. Non si sa. Ma poi chi mangerebbe un Wurstel? Uscito da una cosa del. Cioè, ma chi? Ma non lo scemo, scusami. Vabbè, lasciamo stare. Dobbiamo semplicemente provare, non capisco che è questa roba, cioè che significa questo. Capito, lo sono immaginato. Anche se non c'è solo gli Ustel e noi come abbiamo fatto a morire. Ma poveretti! Ora ci devo riperdere altre mezz'ora buona? Sicuro? Sicuro? Mamma mia, vedo un attimo in giro, ci riprovo mille volte, però ragazzi vi faccio vedere magari quando ci sono riuscita. Ah ok, la così non lo dobbiamo. Non è successa la stessa cosa prima, scusate. I suppose it's true what they say. If you want to make an omelet, you have to consign the last member of an ancient species to oblivion while destroying someone else's lifelong dreams and desires. Ok, prima praticamente l'avevo portato lì su, ma. Vabbè. Ragazzi, so che magari in questo episodio non abbiamo fatto granché, però visto che lì sotto c'è il tour della caverna e si continua. Magari ci potrebbe essere un'altra storia del monaco o della scienziata, non ne ho proprio idea. Quindi io direi di fermarci qua perché se no poi andiamo troppo avanti. E in realtà è quasi un'oretta che registro perché ho cercato in mille modi di farlo, ma purtroppo all'inizio non ce l'ho fatta. E vabbè. Quindi io direi che possiamo fermarci con questo episodio. Lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!